Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale YouTube Anima in Cucina. Oggi prepariamo insieme una ricetta super veloce. Praticamente facciamo delle friselle da condire secondo al vostro piacimento. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi nel mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare la campanella in alto a destra per ricevere le notifiche delle prossime video. Gli ingredienti li trovate nella descrizione sotto il video e tutta la ricetta scritta nel mio blog animaincucina.it. Troverete comunque il link nella descrizione. Seguite questo video passo dopo passo per ottenere un risultato straordinario e in pochissimo tempo. Questo impasto prevede il lievito madre Licoli, ma in fondo alla ricetta nel mio blog c'è spiegato come fare anche con lieviti diversi. Inoltre questo impasto è stato realizzato a mano, ma chi possiede un'impastatrice può fare anche più velocemente inserendo gli ingredienti nella macchina. Per chi le farà con il lievito madre come me, vi consiglio di rinfrescare il lievito almeno 4 ore prima e di fare raddoppiare a temperatura ambiente. E adesso iniziamo a preparare le nostre friselle. In una ciotola oppure nell'impastatrice versate il lievito madre e l'acqua e fate sciogliere. Aggiungete tutte e due le farine e iniziate ad impastare fino a che la farina ha assorbito tutto l'acqua. Aggiungete poi il sale direttamente oppure sciolto anche in un goccio di acqua e impastate per circa 10 minuti. Versate l'impasto sul piano di lavoro per chi fa l'impasto a mano come me, invece per chi lo sta facendo nell'impastatrice continuate a lavorare finché l'impasto diventa liscio e morbido. L'impasto con la farina ai cereali all'inizio tende di appiccicare alle mani. Ogni tanto vi consiglio di spolverare leggermente con un pochino di farina e continuate a impastare finché diventa bello liscio e non appiccica più alle mani. Rimettete l'impasto nella ciotola cosparsa di farina, coprite con la pellicola e fate raddoppiare nel forno con la luce accesa in inverno e a temperature ambiente in estate. Quando l'impasto ha raddoppiato, dividete in 6 parti più o meno uguali, dopodiché fate delle strisce che successivamente chiudete a cerchio abbastanza largo. Intanto vi ricordo che potete seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Anima in Cucina e tutte le mie ricette nel mio blog animaincucina.it. Troverete comunque tutti i link nella descrizione sotto il video. Rivestite una teglia con carta forno e mettete le ciambelle a raddoppiare senza coprire nel forno spento e porta chiusa. Ci impiegheranno circa un paio di ore.
Il tempo per il raddoppio dipende dalle temperature e dalla forza del vostro lievito. Cuocete le friselle nel forno preriscaldato a 180 gradi statico per circa 20 minuti, dopodiché togliete dal forno e ancora calde tagliate a metà ognuna con un taglio orizzontale. Rimettete le friselle nella teglia foderata con il taglio verso l'alto e continuate a cuocere ancora per circa 30 minuti a 170 gradi, sempre statico. Il tempo di cottura può variare secondo al vostro forno. Le friselle devono essere leggermente dorate. Una volta pronte, togliete dal forno e lasciate raffreddare per bene. Dopodiché potete conservarli in un sacchetto ben chiuso, oppure potete condire in questo modo come ho fatto io e servirli subito. E adesso andiamo a condire le nostre friselle. Bagnateli leggermente con l'acqua e un filo di olio extravergine di oliva. Dopodiché potete aggiungere tutti gli ingredienti che vi piacciono oppure che avete in casa. In questo caso io ho spalmato della stracciatella e ho condito con dei pezzetti di pomodori secchi sott'olio, pomodori ciliegine, olive taggiasche, filoni di treccia di mozzarella e, per renderli ancora più leggere, del filetto di tonno in acqua di mare. Ho completato con un filo di olio e delle foglie fresche di basilico profumate e, che dirvi ragazzi, una bontà unica. Fresca, leggera, buonissima e bellissima. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video lasciando un like e se avete domande scrivetemi e vi risponderò in più breve tempo possibile. Come dico sempre io, il piatto è servito, buon appetito! E con queste immagini vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!